laboratorio parte nel 1959 e lo apre Mazzucchi Romualdo, il fondatore di questo laboratorio qua. E ho seguito per un po' di tempo da solo e poi ho cominciato da sempre lui ad assumere tutti gli apprendisti che uscivano dalla scuola di orologeria. E c'è stato un momento che qui, io non c'ero ancora, ma ci lavoravano qualcosa come 11-12 ragazzi. Poi tutti ragazzi che poi lui è riuscito anche a inserire nelle aziende. Nell'88, gennaio 88, sono entrato io, che ero prima apprendista e poi sono entrato come socio. Quindi c'è stato un momento che eravamo in 4 soci. Passano gli anni, Mazzucchi diventa anziano, non riesce più a lavorare. Allora c'è l'ingresso della Lida, che sostituisce Mazzucchi, che ormai era più che altro addetto alla ricezione, consegna del lavoro. Sono arrivati altri apprendisti. Il laboratorio era più piccolo, ci siamo anche allargati nel 2002. Niente, beh, è praticamente un'azienda che si tramanda, c'è continuità. E la famiglia Mazzucchi, gli abbiamo chiesto se potevamo mantenere il nome come laboratorio Mazzucchi, che era il fondatore, è stata ben felice di accordarci la possibilità di mantenere il nome Mazzucchi. L'orologio arriva qua perché sono passati, o ci sono delle rotture, cioè si rompe un pezzo e quindi non funziona più, però generalmente arriva qua perché sono passati tanti anni, non è stato revisionato, quindi la lubrificazione si è seccata. Nel momento in cui si secca la lubrificazione, come in questo caso, ci sono delle parti che si consumano. In questo caso la parte può essere rettificata, in altri casi, ed è la maggior parte negli orologi moderni, il pezzo deve essere sostituito. Che l'orologio meccanico bisogna considerarlo come se fosse un'automobile o una moto. Ogni tot chilometri sui mezzi motorizzati si fa il tagliando, e qui invece ogni tot anni, perché viene meno la lubrificazione, si esaurisce. Per evitare poi che si logorino tutte le componenti meccaniche sottoposte a sforzo per la molla motrice o per la ricarica dell'automatico, bisogna intervenire. Per ogni componente c'è un lubrificante dedicato in base proprio alla tipologia di attrito che abbiamo, che se è acciaio con ottone, oppure l'acciaio all'interno del rubino, la prima ruota ha un olio più grosso e più denso, fino a via via andare all'ultima ruota, ruota scappamento, un olio finissimo, e poi il grasso per scappamento. Cosa che invece 40 anni fa si lavorava con due o tre lubrificanti. Oggi invece bisogna stare molto attenti a tutte queste componenti qua, perché hanno scoperto appunto che l'orologio funziona meglio se ha il lubrificante dedicato. Ho questo movimento, un Omega 30 T2, che è un vecchio carica manuale dei primi anni 50. La ruota centro, che è quella sottoposta a maggiore sforzo, girando, in questo caso non abbiamo rubino né in platina né nel ponte. Il rubino generalmente riduce gli attriti, quindi girando in platina, quindi acciaio contro ottone, entrambi in parte si consumano, si consuma tanto anche l'acciaio dalla ruota. Queste sono ruote con una vecchia concezione, nel senso che c'è tanto materiale e quindi anche se si va a consumare, quindi si crea questa sorta di torsolo di mela. Io con questo strumento posso andare a rettificare, cioè in pratica lui va a consumare la parte usurata della ruota fino a riportarmela cilindrica attraverso lo sfregamento di questa ruota, che è come se fosse una lima, e la va addirittura a lucidare. In questa posizione ho questa mola, questa lima circolare perfettamente in piano sul perno che io devo andare a lucidare. In questo modo, girando la lima, gira anche la ruota e quindi la va a rettificare allo stesso modo lungo tutta la superficie. Con un passaggio di brunitore, poco per volta, dovrei aver portato il foro a misura. Dopodiché rimonto il ponte, perché io devo fare tutte queste operazioni nella fase di smontaggio, cioè quando io ho ancora il movimento su sporco, sul quale posso comodamente operare,
e in questo modo io verifico, cioè faccio in modo che nel momento in cui vado a rimontare l'orologio io non debba più intervenire, ma debba solamente rimontarlo, lubrificarlo e ricontrollare i giochi e il corretto funzionamento. Allora, qui si tratta di un orologio che non è né in movimento meccanico né un orologio al quarzo, ma è il precursore degli orologi al quarzo. Perché? Perché il passaggio tra l'orologio meccanico e l'orologio al quarzo, quando nel momento degli anni 70 che cercavano tutti la precisione, in Svizzera avevano sviluppato l'orologio al diapason, che è un risonatore acustico che grazie a due cricchi di rubino riesce a far girare una ruota che ha 300 denti, una ruota che ha un diametro di 2 mm. Non si possono vedere neanche con la lente doppia, bisogna usare proprio il binoculare, il microscopio. Cosa avevano fatto in questo caso qui? Avevano realizzato il disco data in materiale fibra di vetro, un materiale molto simile alla plastica. E cosa avveniva? Che quando scattava la data i denti ricevevano un colpo molto forte, spesso e volentieri quando arrivavano al momento della manutenzione erano rotti e bisognava cambiarlo. Infatti, come si vede, si spezza facilmente. Per sostituirlo, siccome si sono esauriti velocemente, allora ho pensato di realizzarlo in un materiale che fosse però non magnetico, perché altrimenti interferiva col magnetismo del diapason. E allora ho trovato un'azienda che me l'ha realizzato. Questa è la fase di stampaggio, di realizzazione. Li tolgo da qua, li ho forniti a un altro artigiano che ha provveduto a colorarli di bianco e stampare pari pari uguale a quello originale. Questo non è un orologio, non è un movimento, una meccanica che capita spesso, questo è molto particolare. In questo caso è uno de Martiguet, calendario perpetuo, e il cuore di tutta questa complicazione qua, la parte più importante, è quella ruota qua. Quella ruota qui che, grazie a questo qua che si chiama tastatore, che cade in un determinato punto ben preciso di questa ruota qui, stabilisce se è il mese di 30 o di 31 o di 29. Il 29 ce l'abbiamo qui, in questo punto qua. Questo qua stabilisce il mese di febbraio. In questo caso è posto sul 29, quindi sarà il bisestile, e io devo fare ruotare i 2 anni per portarlo al 2022. I lavori un po' complessi ne capitano svariati. Ho fatto uno anche recentemente, c'era un pezzo che si è rotto di un orologio, il pezzo che porta la leva della cronografia, lì l'ho dovuto rifare io, fortunatamente utilizzando un componente di un altro orologio che era uguale, quasi uguale, c'era solamente da mettersi al tornio e rettificare di 2 decimi di millimetro il diametro e creare questa colonnina qua in modo da poterla reinserire nella parte dell'orologio e completarlo. Diciamo che non quotidianamente sei al tornio, ma spesso e volentieri c'è da ritoccare qualche cosa, da fare qualche cosa. Queste sono due prime ruote, diciamo che lo sforzo a cui sono soggette è più o meno simile. In questo caso abbiamo una ruota che ha dei perni, la parte che lavoro è questa e questa qua. Il diametro di questi perni è notevole. Questa è una ruota di un orologio moderno, non so se si riesce a vedere quanto sottili in questo caso i perni sono. Si consumano anche queste ruote, però nel momento in cui questa ruota si consuma, cioè il perno diventa torsolo di mela, io non posso più andarlo a rettificare, devo per forza sostituirlo. Mentre su questi vecchi orologi io posso andare a operare in modo più artigianale, su quelli moderni, su tante operazioni, se non ho la parte di ricambio non posso operare. Noi ci troviamo a dover lavorare anche su tanti orologi che montano dei movimenti vecchi di cui magari non si trova più nulla, però riusciamo ancora a sistemarli perché la concezione costruttiva, perché i materiali ce lo permettono. Gli orologi moderni invece, quando tra non so 50 anni qualcuno li porterà a riparare, magari non ci saranno più le parti di ricambio,
e se non hai la sua ruota non potete fare più nulla. Il mestiere è ancora vivo, sono, diciamo che abbiamo un po' le aziende che ci ostacolano, che non ci vogliono dare i ricambi a noi artigiani, puntano a centralizzare tutto il loro interno e cercare di fare loro assistenza su tutto. Qualche azienda ha cominciato a dare i ricambi, ma per poter accedere ai ricambi bisogna fare dei corsi, quindi certificarsi presso di loro, acquistare i macchinari che richiedono, impongono loro per poter poi accedere alle parti di ricambio. È tutta un'evoluzione che, ad esempio, io sono stato anche, sono ancora presidente della categoria dell'associazione orologiai, e quando sono stato a Roma anni fa eravamo il cluster del codice Ateco 9525, che è solo la riparazione di orologi, eravamo 1340 in Italia. Tre anni dopo, sempre andando giù al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, eravamo 760-770, quindi già quasi la metà. E questo era il 2017. Oggi, non so, penso che saremo la metà della metà, cioè forse 350-380 in tutta Italia. Questo da un lato ci fa diventare ancora un lavoro più di nicchia,